Le grandi manovre nel Partito Democratico napoletano in vista del congresso provinciale che dovrebbe svolgersi a metà luglio. E questo è il tema d'apertura della nostra conversazione con Angela Cortese, consigliere regionale del Partito Democratico. Per ora due i candidati in campo, Livio Falcone, 28 anni, consigliere provinciale, e Gino... Cimino, 37 anni, segretario organizzativo su incarico del commissario Orlando. Grandi manovre dunque. Ma, le manovre di un normale congresso, quindi quando si mettono in campo le date del congresso, io penso che un partito vivo e vivace debba cominciare insomma, anche ad avanzare le proposte di candidatura per quanto riguarda il segretario provinciale. La cosa che mi fa piacere è che stiamo parlando di due candidature giovani, di due candidature che nascono da un'esperienza anche diciamo, non di lunghissimo corso, ma sicuramente un'esperienza già consolidata. Penso a Livio Falcone, ai suoi 28 anni, al fatto che già sia un consigliere provinciale, che sia un giovane avvocato o a Gino Cimmino che ha molto lavorato, devo dire, consigliere comunale, comunale eh, a Somma, ma che ha molto lavorato, devo dire, soprattutto nel territorio della provincia di Napoli. Cioè, diciamo, due belle teste che sicuramente insomma, dovranno presentare innanzitutto quelli che sono i loro programmi. Eh, governare la provincia di Napoli per quanto riguarda il Partito Democratico è sicuramente un'azione veramente importante perché non vorrei, non, io non dimentico mai che noi in pochi anni abbiamo subito due commissariamenti e quindi passare ad una gestione ordinaria sicuramente non sarà semplice. Visto anche l'eredità difficile che dovrà raccogliere il futuro segretario che, o la futura segretaria, perché siamo appena diciamo, all'inizio delle proposte di candidatura, e quindi è anche quello di uh, cancellare quella brutta pagina delle primarie che diciamo, ha soprattutto nella città di Napoli, leso tantissimo l'immagine del Partito Democratico ecco a proposito di linea. Giovane, il, uno dei rottamatori del Partito Democratico di Napoli, Francesco Nicodemo, ha detto che non voterà per Livio Falcone perché è espressione della gestione Orlando. Ti sembra strano perché c'è Cimmino no, no, che... No, ma mi sembra strana la motivazione, non, non mi sembra strano che uno possa scegliere o meno, diciamo... A prescindere, perché ancora da quello che so, insomma, i due candidati: eh, per adesso mi pare che sia formalizzata soltanto la candidatura di Livio Falcone e sia diciamo, in animo quella di eh, Gino Cimmino. Ma i due candidati ancora non hanno presentato programmi, non si sono diciamo, presentati a quello che dovrà essere l'elettorato attivo, che sono gli iscritti diciamo, al Partito Democratico. Quindi la scelta su che cosa la fa su una pseudo appartenenza non. non... Ma Mi pare che, insomma, che sia diciamo, il commissario Orlando che diciamo, anche il gruppo che, di lavoro che Orlando aveva messo in piedi era un po' fuori diciamo, dalle logiche correntizie, insomma. quindi non, non capisco Nicodemo a cosa si riferisca, veramente mi, mi giunge molto strano, però conoscendolo un pochino c'è anche l'irruenza dell'età diciamo, e, e di quel protagonismo che i giovani sicuramente vogliono mettere in campo ad ogni costo. Intanto secondo l'ultimo sondaggio, parliamo di politica nazionale diffuso dalla 7, il Movimento a 5 Stelle ha 17,5% ad un punto dal PDL. Questo fenomeno di grillo fa apparire tutto molto vecchio, a cominciare dalla televisione perché si usa più spesso Internet e gli stessi partiti, gli stessi politici. Ma io sono dell'avviso che per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, sicuramente io penso, insomma, guardando anche il caso di Parma, raccolga moltissimo quello che è diciamo, il malcontento della Lega. Cioè una Lega che oggi viene stimata al 4% insomma, è, è quanto di più irrisorio e risibile per un partito, insomma, una percentuale di questo tipo pensando alla, alla forte Lega di qualche anno fa. Quindi eh, mi sa tanto che molto di quel, diciamo, del movimento della Lega, non riesco neanche a chiamarlo partito perché non si è presentato come partito, un po', diciamo, un po la storia del movimento 5 Stelle, eh, raccolga diciamo, quella, quel naufragio, quella tempesta, insomma, quella tragedia che, che purtroppo diciamo, ha colpito la Lega e i suoi dirigenti, insomma, per i fatti che a tutti quanti noi sono noti. Quindi. Mh, mi, mi pare molto strano che poi diciamo, il Movimento 5 Stelle, anche diciamo, alla luce delle ultime amministrative, sia essenzialmente un fenomeno del nord. E non abbiamo, cioè, lì sono stati, a parte il sindaco di Parma, ci sono stati anche sindaci di piccoli comuni che sono stati eletti. Ma questa stessa diciamo, mh, percentuale che, hanno, che, ha, diciamo, che ha visto al nord... Insomma, un risultato notevole per il movimento 5 Stelle, poi non la ritroviamo nel mezzogiorno. E allora, per questo, mi viene da pensare insomma, che ci sia multa, molto scontento della Lega. Ecco. Veniamo alle saette che si sono abbattute su Fassina a proposito della proposta di elezioni anticipate in autunno. Ma per Fassina mi viene da pensare alle... che vale un poco anche le cose che dicevo per Nicodemo. Cioè io penso che un dirigente di partito insomma, debba misurare molto bene le parole, soprattutto quando, quando ci si trova in contesti insomma, dove le parole non restano sicuramente lì. E bisogna un attimino insomma, pensare. Cioè, io capisco che Fassina è molto scontento diciamo, rispetto alla riforma del lavoro, visto che lui ha la delega al lavoro e a come diciamo, il ministro Fornero... Ha portato avanti questa partita piena di lacerazioni, piena di contrapposizioni, ma eh, da qui insomma a, a annunciare egli stesso come se, fosse, eh, come se parlasse a nome del partito, che Monti ha fatto il suo tempo e che a ottobre dovranno essere indette le elezioni, insomma, mi sembra un po' troppo. Cioè, noi abbiamo un segretario nazionale che mi risulta non delegittimato, anzi ritengo molto rafforzato anche dai risultati elettorali delle ultime amministrative, che diciamo, è, è, sta molto bene in salute, nel senso che uno che, insomma, che ehm, sa prendere le, le giuste posizioni anche nei confronti del governo Montico, cioè, quindi, diciamo e poi c'è una direzione del partito, insomma ci sono livelli che, ehm, di elezioni o non elezioni hanno tutte le carte in regola per parlarne e per decidere. Cioè, non basta che un parlamentare o un uh, esponente della segreteria lanci questa cosa, infatti Bessani... Mh, lo ha stoppato come giusto che era. Democrazia è anche diciamo, far vivere diciamo, scelte, anche difficili probabilmente, ma farle vivere all'interno degli organismi del nostro partito, che sono tutti belli, presenti, vigili, attenti e pronti anche diciamo, a dare le risposte che il Paese attende. Intanto in Parlamento procedono a rilento i lavori per quanto riguarda le riforme innanzitutto la diminuzione del numero dei parlamentari e la riforma della legge elettorale. Infatti, non a caso insomma, io ho ritenuto molto pericolosa la, la posizione di Fassina, perché votare a ottobre significa andare a votare con la stessa legge elettorale, votare così com'era e onestamente diciamo, anche lì. Devo dire che Fassina eh, è stato irruento e non ha ascoltato invece quelle che, avviene, quelle che sono le esigenze che il paese in questo momento sta rappresentando fortemente, vedi anche diciamo, la questione del movimento 5 Stelle, e quindi andare secondo me alle prossime elezioni con questa legge elettorale è un po' un, un suicidio per tutti i partiti che in questo momento diciamo, rappresentano diciamo, nel Parlamento italiano il voto degli italiani. Col rischio di ritrovarsi in Parlamento buona parte di quei parlamentari che votarono l'equazione rubi nipote di Mubarak. E questo, diciamo, questo assolutamente sarebbe un danno grave di immagine, ma soprattutto per il lavoro che bisogna fare per riconquistare l'affezione dei cittadini nei confronti della politica. Io penso che non possiamo assolutamente permettercelo. Bene, buon lavoro. La puntata di oggi del Tacquino Politico termina qui. Appuntamento, come sempre, a domani.